Questo video nasce essenzialmente perché non tutti hanno uno studio di registrazione professionale a disposizione, non tutti hanno attrezzature da migliaia di euro e neanche molti l'esperienza per poter utilizzare tali attrezzature. Ogni producer deve trovare il proprio metro di misura della produzione musicale, almeno io lo chiamo così. Perché è molto importante tutto ciò? Perché quando andiamo a comporre, facciamo suonare una determinata traccia bene nel nostro impianto, o almeno così ci pare. Molte volte però non ci accorgiamo che noi stiamo adattando la traccia solo ed esclusivamente al nostro impianto, e cioè se i nostri monitor faranno molti bassi, nelle nostre produzioni musicali noi tenderemo a mettere meno bassi, perché il suono viene già compensato dalla nostra attrezzatura. Ci sono quindi dei passi da seguire per riuscire a non cadere in questi errori, e oggi voglio darvi 5 utili consigli per starne fuori. Consiglio numero 1, la produzione a rate. Produzione a rate significa ogni volta che finite una sessione di studio, esportate il vostro lavoro e inseritelo in uno dei vostri strumenti di riproduzione normale, che può essere lo smartphone, può essere il cloud o quello che volete. Facendo ciò, potrete riascoltare la vostra traccia in situazioni, tra virgolette, normali, che possono essere quando andate in palestra, quando andate a fare attività fisica o quando siete a lavoro, a studiare o quello che è. Insomma, importante è portarsi sempre dietro il proprio lavoro, perché molte volte in studio, con le apparecchiature da studio, non ci rendiamo conto di certi errori che andiamo a commettere. Questi errori invece risaltano molto bene fuori quando ascoltiamo la traccia immersa in un contesto di altre tracce. Cioè, se ascoltiamo prima una traccia di un produttore che fa canzoni che suonano molto bene, ad esempio un Trent Moller o un Culprit che siano, se poi ci mettiamo la nostra, ovviamente in confronto sarà uno schifo, cioè è ovvio. Però riusciamo ad avere un metro di paragone con quello che deve essere il suono di tale traccia. Io vi consiglio di notare queste differenze, appuntarvele e una volta tornati in studio, andare a correggere tali differenze per rendere la vostra traccia più omogenea a quelle di producer professionisti. Consiglio numero 2, l'ascolto in diversi ambienti. Questa potrebbe essere un po' la continuazione del consiglio precedente, perché consiste sempre nell'esportare il proprio lavoro e andarlo però non semplicemente ad inserire nella nostra vita quotidiana, ma in un contesto nel quale si mettono abitudinariamente i nostri ascoltatori. Cioè, un nostro ascoltatore non utilizzerà mai l'attrezzatura che utilizziamo noi per fare musica. Quindi se ascolto una traccia non l'ascolterà con le mie casse, non l'ascolterà con le vostre, non l'ascolterà con le vostre cuffie da studio. Quindi inevitabilmente avrà un'esperienza sonora diversa dalla vostra. Ecco, per compensare un po' questo, vi consiglio sempre di esportare la traccia a fine sessione e portarvela in macchina e ascoltarla in delle cuffiette magari anche non di alta qualità, darla a dei vostri amici perché la ascoltino in ambienti diversi, insomma, testatela in ogni tipo di ambiente e cercate di correggere gli errori che sentite a colpo d'occhio. Esattamente come prima, quindi appuntatevi le differenze, tornate in studio, sistemateli e fate in modo che la traccia suoni sempre uniforme ad altre tracce. Il consiglio numero 3 è invece un consiglio un po' diverso. Come dicevo nell'introduzione, un producer deve abituarsi al proprio equipment, perché se sa come suonano, quali sono i pregi, quali sono i difetti delle proprie casse, sa come regolare determinati suoni in base ad essi. Cioè, se io so che i miei monitor fanno troppi bassi, non tenderò a cadere in trappola nel mettere pochi bassi, perché so che i miei monitor già compensano quel fatto e quindi nella mia testa so che la mia produzione, quando l'ascolto sui miei monitor, dovrà suonare bella piena di bassi. Ecco, quindi impariamo ad abituarci al nostro ambiente. Uno degli errori più grossi che ho notato in diversi studi di registrazione, ho notato che tanti non usano il proprio studio di registrazione come studio anche di svago, diciamo. Cioè non ascoltano musica che ascolterebbero tutti i giorni in studio, ma ci lavorano e basta. Questo, non va bene perché così non sappiamo come effettivamente rispondono le nostre casse da studio in situazioni normali che conosciamo. Se sappiamo che una canzone ha molti bassi e magari nei nostri monitor da studio sentiamo che quei bassi vengono riprodotti, sì, ma sono un po' indietro, sappiamo che allora quei monitor, perché conosciamo tale canzone, tenderanno a fare pochi bassi. Quindi
e quindi dovremmo andare a compensare i bassi nelle nostre produzioni. Conoscere l'ambiente che utilizziamo è, secondo me, il consiglio più importante che vi do oggi, perché se riuscite ad abituarvi ai vostri monitor, alle vostre cuffie, a conoscerli, a sapere come suonano, è difficile che voi sbagliate. Il quarto consiglio è invece un consiglio che magari potete ritenere un po' stupido, ma vi assicuro che non lo è. Non fate sentire ai vostri amici, colleghi, producer o quello che è la traccia solo al lavoro finito. Date anche a loro in pasto il vostro export giornaliero, magari, per farvi dare dei pareri sul suono, sulla traccia in sé, sulla composizione musicale, sull'armonia. Ecco, cercate di farvi dare dei consigli non a produzione finita, perché a produzione finita i consigli sono utili, ma fin là, perché una volta che una traccia voi la considerate finita, solitamente non si va a modificare troppo. Quindi so che sembra ovvio, ma fidatevi che non lo è. Quindi cercate di farvi dare dei pareri più a traccia in corso che a traccia finita. Il quinto consiglio consiste nel non andare a spendere tantissimi soldi per l'equipaggiamento da studio. Ho visto persone che sono andate a spendere 500-600 euro per un paio di cuffie e poi non sapevano quello che avevano in mano, sapevano che avevano speso molti soldi, ma non sapevano neppure il motivo. Ebbene, certi monitor come cuffie hanno un senso solo se chi li usa in una determinata maniera, con dei determinati apparecchi che ci stanno dietro. Ad esempio, determinate cuffie ad impedenza alta hanno bisogno di amplificatori, e non di amplificatori per cuffie normali, ma di amplificatori per cuffie molto buoni, molto poco rumorosi, molto fedeli. Ecco, se pensate che un paio di monitor da 2 o 3 mila euro risolverà tutti i vostri problemi, ebbene non è così. Non ci sono solo i monitor in uno studio, c'è l'insonorizzazione, ci sono molti fattori, anche pensate solo alla forma dello studio, agli angoli, al tenere le casse distanti dai muri. Ci sono tantissimi fattori da tenere in considerazione, non per ultimo il fatto che chi adopera quei mezzi deve sapere come utilizzarli, perché non è che il monitor da 2-3 mila euro, se utilizzato, funziona, cioè deve essere inserito in un determinato contesto. Io vi consiglio di non andare a spendere tutti i soldi in un'apparecchiatura da studio professionale, ma piuttosto in una, sì, comunque buona, ma non andate a buttare via soldi in attrezzature che secondo me sono solo che inutili per chi è amatore. Bene, con questo il video di oggi è terminato. Spero di esservi stato utile. Se avete dubbi, commenti o quello che volete, scrivetemi pure sulla mia pagina Facebook o sotto nei commenti. Ciao!